che è nata negli anni 60 con mio nonno. Era un'azienda di circa 25 ettari, poi negli anni 80 è diventata, ognuno insomma, dei figli ha avuto una parte di questa azienda e mia mamma ha circa 7 ettari. Per un grosso periodo di tempo non è stata né curata né ristrutturata né coltivata l'azienda, però poi negli anni 90 mia mamma ha sentito proprio l'esigenza di risistemare questi posti, di risistemare gli orti, perché qua c'era una presenza di molti orti, e poi c'era una cosa importante che era una sorgente e quindi ci dava la possibilità di coltivare, di sistemare insomma tutti quanti i prodotti che devono essere coltivati. E allora abbiamo incominciato prima a sistemare l'azienda, poi a pensare a questa struttura che era fatiscente, era un diruto. Abbiamo cercato di ristrutturarla insomma con le nostre forze e poi soprattutto con l'aiuto e la possibilità di finanziamenti europei che ci hanno dato proprio la spinta a poter intervenire. Infatti nel 2000 abbiamo prima avuto accesso a un finanziamento con i patti territoriali, abbiamo ristrutturato questo fabbricato. È un fabbricato con 12 posti letto, una struttura ricettiva per cucina e sala ristorazione, e dovevamo poi nel 2005 iniziare, quindi erano stati fatti i collaudi e tutto il resto, però abbiamo avuto purtroppo la disavventura di una grossa frana che è arrivata a pochi metri dal fabbricato, quindi abbiamo dovuto ripensare proprio a tutta l'attività di nuovo e abbiamo fatto degli ulteriori interventi, perché a questo punto dovevamo decidere se continuare oppure no. Abbiamo presentato un progetto col PSR e questo è stato proprio, diciamo, l'incentivo maggiore, perché con la sistemazione esterna che abbiamo fatto in collaborazione con il PSR siamo riusciti poi a risistemare gli orti che c'erano, a rifare l'adeguamento delle condutture idriche, la sistemazione idraulica, risistemare tutti i muretti, e quindi adesso abbiamo la possibilità di insomma, ricoltivare di nuovo come facevamo prima. Anzi, il nostro obiettivo è quello di migliorare le cose che stiamo facendo adesso.